quesito sull'equa valutazione dei magistrati è inutile ed è, a mio avviso, anche dannoso. Inutile perché pochi giorni dopo verrà approvata una legge che stabilisce esattamente lo stesso principio. Dannoso perché la legge lo fa in modo più attento alle garanzie di autonomia e di indipendenza del magistrato. Il problema qui è non quello di non far partecipare gli avvocati alle valutazioni dei magistrati, che si svolgono ogni 4 anni per tutto l'arco della carriera, ma fare in modo che non possa essere possibile che l'avvocato che ha avuto una causa di fronte a quel giudice possa il pomeriggio dello stesso giorno partecipare alla sua valutazione. Questo perché? Per evitare che possa essere influenzato dal fatto di aver avuto ragione o torto dalla causa che è stata decisa. Questo tema non è risolto dal referendum, è invece risolto dalla riforma, che, come dicevo, verrà votata subito dopo. Quindi un referendum strumentale, che serve soltanto a alimentare una campagna di disinformazione in base ai quali i magistrati non sono mai valutati. È un quesito ingannevole. Non di separazione delle carriere si tratta, per quello bisognerebbe modificare la Costituzione. Vi chiedono semplicemente di impedire, nel corso di una lunga carriera di un magistrato di 30 e più anni, di poter passare da una funzione di pubblico ministero a giudice o viceversa. Ma i numeri quali sono? Quante volte avviene? Perché questo quesito? Che tipo di contributo può dare al miglioramento del sistema della giustizia, a una giustizia più efficiente? Semplicemente stanno cercando, e questo è solo il primo passo, di allontanare il pubblico ministero dalla giurisdizione, farne un avvocato della polizia, farne un soggetto che ragiona in termini di vince e si perde il processo, che non è e non può essere la cultura del pubblico ministero. Di raggiungimento del quorum e di vittoria del sì, in tantissimi casi non potrà essere applicata più nessuna misura. Non si potranno difendere le vittime di maltrattamenti e stalking, perché nella maggioranza dei casi questi delitti sono commessi con violenza morale, psicologica ed economica, con molestie e minacce ripetute. Lo stalker non potrà essere più allontanato dalla vittima e in caso di arresto in flagranza il giudice sarà costretto a liberarlo ed egli potrà tornarsene a casa con la vittima. Non potranno essere applicate misure di nessun tipo nei confronti dei cosiddetti colletti bianchi, ma anche nei confronti di chi commette delitti di spaccio, incendio, pornografia minorile, circonvenzione di incapaci, usura.